Abbiamo parlato ogni tanto dell'FMW, abbiamo parlato grazie anche a un grosso, nutrito podcast che parla appunto di tutta la storia della federazione, un podcast tenuto da questo Brett, un ragazzo che insomma conosce tutto e anche di più della federazione della Frontier Martial Arts. Ovviamente grazie a lui siamo venuti a conoscenza di un po' di cose che riguardano la Wing e il suo tentativo nel 2001 di riaprire i battenti. Benvenuti quindi a un nuovo appuntamento con un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e anche oggi sono qui per raccontarvi un aneddoto riguardo il mondo del puro resu, il wrestling giapponese che tanto ci piace e tanto ci appassiona. Nel 2001 Miki Ibaraki, proprietario della Wing, si è trovato a capo del booking di uno show già pagato dalla CMLL Japan, ma che per motivi sconosciuti non era stato ancora organizzato. Quindi si piglia questi soldi e comincia a organizzare lo show. Sul web però ci sono poche informazioni sulle dinamiche e sull'organizzazione dello show in quanto tale. Sappiamo però che il pubblico era veramente poco. Ci sono delle foto pubblicate su Twitter proprio da Brett che lo dimostrano, magari vi lasciamo il link in descrizione. Ibaraki, pur non essendo obbligato a pagare gli atleti, visto che lo show era già stato finanziato dal CMLL Japan, si è ritrovato alla fine nel parcheggio circondato dai lottatori che avevano partecipato e che ovviamente alla fine non sono stati comunque pagati. Ci sono anche alcuni match della card che sono venuti insomma a nostra conoscenza, come Kim Duck Iceberg Slim contro Pogo e Onma, Jason the Terrible contro Yoshia e Messiah contro Ryo Miyake. Diciamo che da Wing però non ha mai fatto uscire granché e che ovviamente non è stata ricordata come la promotion più fortunata della storia. Chiude nel 94, riapre nel 2001, fa uno show e richiude dopo questo evento di dicembre. Nel 2009 ci riprova, ma ancora nel 2010 sono costretti a chiudere i battenti. Insomma, la Wing è il tentativo costante di provarci, senza mai riuscirci. Grazie di cuore per aver ascoltato anche questo Lariatto. Andiamo in pausa per un pochino di tempo, ma fra un mesetto circa ritorniamo con nuovi appuntamenti e ci risentiamo ovviamente per un po' di aneddoti riguardanti la storia del puro resu. Nel frattempo avete 319 altri Lariatti in cui andare a mettere le mani per sapere qualcosina di più sul mondo del puro resu. Grazie di cuore per aver ascoltato fino qui, ci risentiamo tra un mesetto circa. Io vi saluto, sono Stefano, una delle voci di Lariatto. Noi ci risentiamo, alla prossima!